bisogna guardare avantissimo quando si parla di sport, sperare che la pista sia libera, che il tempo sia clemente, ma questo ce lo dirà l'inviato di Sky Sport Formula 1, Carlo Vanzini, buongiorno. Ciao ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Carlo, allora secondo appuntamento sul circuito dello Spielberg in Austria, Gran Premio dell'Austria che si corre domani alle 15.10 con diretta evidentemente su Sky Sport Formula 1 ma anche la partenza su RTL 102.5. Abbiamo bisogno del tuo fiuto di meteorologo perché dovrebbero esserci a mezzogiorno le terze prove libere, ma se piove come si fa? Quale classifica va a determinare la griglia di partenza? Piove funghi, è pieno nei dintorni del circuito. Non è male. No, giusto per sviare un po' l'attenzione dalle prestazioni della il circuito è stupendo anche per gli amanti della montagna, vabbè, ma non è quello il motivo ovviamente. No, se piove siamo molto curiosi, anche perché non capisco il totale allarmismo dato ieri anche dagli organizzatori. La seconda sessione vale per la qualifica, vale per mettere i piloti in griglia di partenza. Secondo me erano molto spaventati dal dover fare due gare sulla stessa pista e quindi col rischio che durante le prove libere della seconda gara nessuno girasse. Invece avevano tutti tanti motivi per farlo, chi per problemi di affidabilità la stessa Mercedes, chi per vedere se riusciva a migliorare un po' la prestazione come Ferrari. L'incognita oggi è quella del meteo. Sono previsti, al momento non piove, ma sono previsti tanti temporali. Io credo che il fatto di essere un po' spaventati di non girare oggi sia legato anche al discorso sicurezza Covid. Magari vogliono evitare che queste 4.600 persone che sono state tutte tamponate e nessuno è risultato positivo possano, che ne so, prendere anche un raffreddore, prendere qualche linea di febbre, alterarsi da un punto di vista della salute, visto che questo può succedere, che le temperature si sono già abbassate notevolmente. A livello di prestazione, se piove è un bel punto di domanda, un'incognita. Generalmente chi ha la macchina migliore comunque resta migliore. Senti Carlo, dopo i problemi in casa Ferrari della scorsa settimana c'è stata qualche novità, qualche miglioria? Beh, quando ci siamo sentiti noi i problemi erano evidenti, perché ci siamo sentiti sabato certo. mattina e ne abbiamo parlato in modo assolutamente negativo. Nel mezzo c'è stata la novità, che tale non è che Leclerc è straordinario, fantastico, e io credo che in questo momento la Ferrari sia aggrappata a lui. Devo dire che ieri è un po' bugiardo il sedicesimo tempo di Sebastian Vettel, che ha fatto dei giri sempre, quasi sempre a livello di Leclerc. Sembra un po' strano parlare di un quattro volte campione del mondo e dire che ogni tanto è a livello dell'altro. Le migliorie per ora non si sono viste. In termini di prestazione ieri non abbiamo notato dei miglioramenti, nonostante la Ferrari abbia fatto un gran lavoro per anticipare degli elementi, dei pezzi che doveva portare in Ungheria. Però era venerdì, quindi non si sa effettivamente se poi hanno dato tutto, non si sa effettivamente se i pezzi provati sono stati provati nelle combinazioni giuste, perché quelle poi sono i dati la sera di e da quei dati poi gli ingegneri definiscono la costruzione della macchina per il weekend. Ancora più difficile fare la macchina questo weekend, perché una volta che la fai per la qualifica quella macchina lì va anche in gara, quindi dovrai trovare un compromesso tra la possibilità di disputare la qualifica bagnata e poi invece la gara asciutta. Certo. Carlo, a proposito, ieri sono state aggiunte due ulteriori tappe nel calendario 2020 di Formula 1, una al Mugello dall'11 al 13 settembre, si correrà il secondo Gran Premio d'Italia dopo quello di Monza. Beh, è una notizia, devo dire, molto bella, che ne dici? Beh, fantastica, intanto avere due gare in Italia, si torna quando avevamo anche Imola, e non escludiamo che possa esserci un ritorno anche di Imola, perché è ancora da definire la parte di ottobre del calendario, perché è in sospeso ancora. Sicuramente salterà il Canada, probabilmente salterà Canada che si è riproposto, salterà gli Stati Uniti. Ci sono ancora troppi punti di domanda, mentre la Formula 1 ha bisogno di mettere dei punti fermi per completare questo calendario. Andremo in Portogallo a Portimão. Per quanto riguarda Mugello, fantastico, è una pista assolutamente
incredibile per guidare una Formula 1, tutta la zona da Casanova, Savelli, arrabbiata 1, arrabbiata 2, la fai arrabbiatissima quella pista lì con velocità e forza G laterale. I piloti hanno tutti detto fantastico, iniziamo a allenare il collo perché le accelerazioni laterali saranno pazzesche. Sarà un po' difficile sorpassare, però credo che una pista con tanta ghiaia intorno, quindi se esci e se sbagli lo paghi, possa essere assolutamente divertente. E sarà il millesimo Gran Premio della Ferrari. Non voglio dare false speranze, però credo che ci sarà la possibilità per i tifosi della Ferrari, iscritti ai fan club della Ferrari, in qualche modo ben organizzato, di poter essere in pista quel giorno per festeggiare questi mille presenze della rossa. Si vocifera che anche Monza potrebbe essere in qualche modo pubblico, però non voglio anticipare nulla che non è... No, non anticipare nulla, ma mi è molto piaciuto, come dire, il tuo appello al traguardo della prima prova del Gran Premio d'Austria di domenica scorsa, quando hai detto date una macchina a Leclerc e anche a Lando Norris, perché insomma questi ragazzi ce ne faranno vedere delle belle. È stata una sorta di autoscontro, e sono successi molti colpi di scena domenica scorsa, speriamo in bene anche domani. Grazie Carlo, grazie a te, buoni funghi se piove allo Spielberg, risotto e Gran Premio, esatto, mandaci le foto, grazie, un abbraccio, ciao.